Amici del Cuore Tassellato, ben ritrovati. Siamo a Malpensa per la presentazione della Honda CRF 250R 2022. Tanti giornalisti, organizzazione sempre perfetta da parte di Honda Europe e Honda Red Moto, per cui a brevissimo vedremo i piloti in pista e le prime impressioni su questa attesissima moto. Amici, sono con Tullio Pellegrinelli. Ciao Tullio e ben ritrovato qua a Malpensa per la presentazione delle nuove CRF 250R 2022. Praticamente la preistoria dell'enduro, è parecchi anni che sono nell'ambiente, però è un mondo che a me mi affascina e c'è la presentazione delle nuove Honda, in particolare quelle da cross. Io sono più specifico per l'enduro. Infatti allora, visto che sono venuto anche dalla tua parte, ci siamo spostati dalle parti dell'enduro dove diciamo è più il mio campo, il tuo ambiente. 250 completamente nuovo sia a livello di ciclistica sia a livello di motore, anche se il motore come aspetto sembra lo stesso, ma il funzionamento, io che ho avuto il piacere di provarla, è tutto un altro motore, molto più facile, con un'erogazione molto più corposa ai bassi. Penso che Honda... è quello che ci voleva. Honda ha fatto un grande lavoro, ha modificato tante cose, dal pistone al corpo farfallato che da 30 passa a 60 gradi, al nuovo airbox, al nuovo cambio, sì, perché la con gente, una rapportatura perché diversa. La gente normale guarda i carter e dicono certo, ah, il motore è uguale, ma dentro no, è tutta un'altra cosa. No. Infatti vi garantisco che il funzionamento della moto è completamente diverso. Secondo me questa sarà una moto di riferimento e... In effetti è il 250 più atteso di questo fine anno e per l'inizio dell'anno prossimo. E vi consiglio di provarla prima possibile perché poi le moto finiscono, bisogna comprarle. Eh sì, anche perché arrivano contingentate ancora con i problemi del virus, del Covid, ci sono parecchi problemi. Vedo che ancora tutti fanno fatica a recuperare moto e anche tutto quello che riguarda intorno al mondo delle moto. Sì. Non pezzi so, di ricambio, sì. Ricambi aftermarket, scarichi e così via. Infatti. Pista bellissima oggi qua a Malpensa, per cui un plauso. Una pista così bella a Malpensa non l'avevo mai vista, sì. L'hanno fresata, l'hanno bagnata, ci sono dei tester velocissimi, ho visto, e penso che si divertiranno. E infatti Motocross My Passion porta in esclusiva un duplice campione del mondo, Alex Puzzar, alla prova di questa nuova 250. Tanta roba. Tanta roba. Intanto ti ringrazio Tullio, è sempre un piacere. Grazie, e noi ci vediamo in pista. Ciao. We'll be right back.
E sono con Michele Berera, Honda Red Moto, per la presentazione della Honda CRF 250R 2022, la moto più attesa dell'anno. Ciao Michele. Ciao a tutti. Complimenti per i due campionati vinti in un altro settore, ma non diciamo niente perché ci sarà una sorpresa. Cosa dire su questa nuova moto? Grazie per i complimenti. Cosa dire sulla nuova moto? È la moto più attesa della stagione, sicuramente. È una moto che abbiamo già avuto modo di provare in anteprima noi di Red Moto qualche settimana fa. Siamo molto contenti del prodotto. È finalmente una Honda come si deve, come piace agli amatori e come piace anche ai pro, più veloci professionisti. Lo stiamo già vedendo adesso dopo le prime prove di questa mattina. Qui a Malpensa è una gran bella giornata, la pista è in perfette condizioni e tutti i giornalisti sono super eccitati e scendono tutti con il sorriso, esatto, come dicevo. Esattamente. Previsioni di consegne, alcuni concessionari le hanno già in visione, per allora, cui sono, c'è una buona speranza. Ci sono i migliori concessionari in Italia che hanno già le moto in casa ferme lì da far vedere, eventualmente qualcuno da far anche provare, e intorno al 20 del mese dovremmo cominciare a fare le consegne, quelle Bene. Più importanti, e quindi anche i clienti, i privati, potranno accedere all'acquisto. Bene. Abbiamo un ospite, ho portato un pilotino che si deve ancora fare, ha vinto solamente due mondiali, Alex Puzzer, come l'hai visto, si sta divertendo come un matto. Va forte, l'abbiamo già visto girare, mamma mia, è entrato e va fortissimo. Poi è comunque bello vedere che Alex è sempre in forma e poi è ben voluto da tutti che lo cercano e vogliono parlare con lui, girare con lui, quindi fare le fotografie. È una star. Sì. Bene, per cui adesso aspettiamo il prossimo turno e poi facciamo un riassuntino verso fine giornata per raccontare ancora più in dettaglio le modifiche che sono state fatte appunto su questa Honda 250R e niente, andiamo a goderci la pista. Andiamo a goderci la giornata in questa pista meravigliosa. Bene, grazie. A te. Con Fabio Giunta, Honda Red Moto. Finalmente è arrivata. Finalmente è arrivata e la vediamo in modo non statico ma attivo. Grande moto, la moto più attesa dell'anno questa qua. Sì, forse, diciamo, forse quella che ha maggiori cambiamenti. E sì, tanta gente lo stava aspettando anche per il nuovo layout. Insomma, tanta curiosità. Sì. Tanta curiosità. Honda ha lavorato veramente tanto. I piloti, i giornalisti e i piloti quelli blasonati come Alex Puzzar, Samuele Bernardini, Angelo Pellegrini, Matteo Aperio e così sono contentissimi, non perché siamo di parte, ma grande lavoro da parte di Honda, cambiando tante cose. Sì, noi abbiamo avuto la possibilità anche di provare, abbiamo fatto anche, siamo come Red Moto, abbiamo fatto anche una gara di campione italiano con la moto standard, la moto, ne abbiamo parlato con Samuele. Con la moto standard, anche perché avevamo comunque già visto che i risultati erano ottimi. A parte il layout 450 che deriva da quanto sviluppato da HRC per la moto di Geyser, siamo rimasti basiti sulle prestazioni del motore perché esteticamente sembra lo stesso motore, ma in realtà è completamente rifatto. E le performance si sentono, soprattutto caso vuole anche per un utilizzo amatoriale è ancora più divertente perché ha un sacco di schiena in più. Infatti io la sto aspettando, spero che qualche santo in paradiso me la faccia consegnare la settimana prossima, vedremo cosa succede. Poi faremo un'altra prova per Motocross My Passion con piloti non blasonati o del settore ma amatori di base per vedere un pochettino le loro reazioni. Mi piace abbinare le due cose, penso che sia una cosa giusta e doverosa, prova che faremo a brevissimo. Grandi cambiamenti, Fabio, cosa dire? Tu sei sempre sul pezzo, pronto a dare consigli? Sì, ma allora, non c'è niente da. In questo momento ho visto benzina e via. In questo momento davvero non ho grandi segreti, hanno fatto veramente un gran lavoro e anche così migliorata sui due piedi. Certo. Sicuramente è una moto
che si può comprare ed è già anche pronta per andare a fare le gare di campionato regionale, quello che può essere il campionato italiano, logico che a livello poi mondiale, cioè, va bene, è un altro settore, altre cose. Però parliamo di cose serie, ti faccio una domanda un po' cattiva. Team Giunta Factory, che moto userà quest'anno? Ah no, in realtà abbiamo già svelato l'arrivo del pilota straniero. No, bene. Continueremo il nostro percorso. Il nostro percorso con questo ragazzo, con Rodolfo Vincalo. Qua rimane Matteo Ungaro, quindi rimane il nostro grande famiglia sempre, sì, la Giunta Factory. Sì, bello. Perché bisogna, il motocross bisogna viverlo come deve essere, anche un gioco, non è tanto divertimento, bello, prendersi sul serio. Poi magari quando entriamo in pista, io lo vedo ancora alla mia veneranda età, è dura tirare indietro. Sì. Poi non raggiungi grandi prestazioni, però lo spirito competitivo rimane. L'importante è rimanere sempre focalizzato su quello che si può fare, cioè, quindi senza pensare troppo in grande. No. Il nostro obiettivo come team giunta rimane sempre quello di stare belli abbottonati e certo, belli schisci, senza grosse pretese. Tu lo sai che un occhio di riguardo sempre ce l'ho. Ci vedremo direttamente in pista durante le gare. Concludiamo, grande lavoro Honda, grande lavoro di Red Moto, grande Fabio Giunta. Allora, tu lo sai la stima che ho per te, perché ci metti tanta passione, non lasci mai niente al caso e dedichi il 90% della tua vita è qua. Sì, ho la fortuna di fare questo mestiere che comunque mi piace, quindi non mi pesa, anzi mi gusta. Poi onestamente lavoro con un prodotto che... Honda, cosa dire? Mi sento fortunato. Siamo alla fine della prima prova di questa Honda 250R 2022 con Alex. Alex, le prime impressioni? Allora, diciamo di telaio è uguale alla mia moto, un 4,5, quindi le prime impressioni sono che a livello di ciclistica è fantastica. Ho girato tantissimo col 4,5, quindi nel primo approccio alla pista non ho ancora capito bene il motore come, perché è proprio completamente tutta un'altra roba. La moto è molto facile e da cosa ho percepito il motore è molto facile anche all'uscita, quindi hanno fatto secondo me un motore facile per, cioè, diciamo, per la massa, e gira anche molto in alto. Sì. Per cui Honda ha fatto un gran bel lavoro, adesso ti lasciamo riposare un attimino, poi rientri in pista e no, avremo... No. Okay, no, non voglio far fare brutta figura ai giornalisti. Va bene, intanto ti ringrazio Alex e ci vediamo fra un attimo. Ok. Grazie. Ciao. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi in diretta dal Ciglione della Malpensa, presentazione stampa Honda Model Year 2022, 250 Cross, la novità assoluta. Che dire, il panorama è quello che conosciamo, e
siamo entrati quest'anno con questa nuova avventura. Abbiamo preso in gestione il crossodromo grazie all'intervento del nostro nuovo presidente del motoclub MV Gallarate, nonché CEO e general manager delle nostre aziende, Egidio Motta. E i programmi per questa attività saranno molti. Abbiamo già cominciato con una modifica del circuito, una modifica molto light, atta a garantire miglior sicurezza del tracciato e migliore guidabilità. Poi stiamo modificando il paddock in maniera da renderlo più agibile con vari servizi quali la ristorazione, i bagni, servizi per gli utenti che vengono. Abbiamo rinnovato il sito internet, canali Facebook, canali social. Insomma, stiamo facendo un grande lavoro. Non sarà facile perché l'impianto è molto impegnativo. Sono 130.000 metri di parco qui a due passi da Malpensa. Ha una storia incredibile. Abbiamo ospitato mondiali, ospitato campionati nazionali. Oggi stiamo gestendo gare di livello nazionale e che dire, abbiamo un programma molto vasto, cercheremo di fare il meglio sia per la regione, per la territorialità e per dare il massimo lustro a questa attività, quindi vi aspettiamo qui a Malpensa. Grazie a tutti. Nel mese di settembre 2021 il comune di Cardano al Campo è stato nominato ufficialmente Comune Europeo dello Sport, titolo assegnato dall'associazione ACES Europa. Questa onorificenza è stata conferita al comune di Cardano al Campo perché in esso si trovano alcune eccellenze sportive, fra cui il corsodromo storico del Ciglione della Malpensa, che ha ospitato eventi di livello nazionale e internazionale. Questa la motivazione. Il prestigioso riconoscimento di Città Europea dello Sport 2023 è arrivato da ACES Europe, associazione no profit che promuove il bando di assegnazione del titolo, presieduta da Gianfrancesco Lupattelli. Cardano al Campo è stata riconosciuta un buon esempio di sport per tutti, intendendo lo sport come uno strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto. Viene così premiata la politica sportiva messa in campo in questi anni. Alla Malpensa, alla Malpensa, sempre presenti. Sempre presenti, sto vicino e avanti a te perché tutto. Non parlo nel tuo microfono. No, vorresti okay. Baciarmi, lo no, so. No, ma mi piace peluche il tuo microfono. Certo. Comunque, complimenti giornata, ancora, Egidio. Da ieri che mi sto divertendo tantissimo e il vedere la gente che si diverte su una pista che è affrontabile da parte di tutti, anche dei giornalisti meno avvezzi alle piste, veramente è dura. E grazie. Ce ne sono alcuni che vanno veramente forte, ma quelli lì sono dei piloti nascosti. Ma non diciamo niente. Qua, sì, perché in chiusura l'abbiamo visto, Alex Puzzar ci ha fatto veramente un grande regalo. Un grande regalo e un grazie a Honda Europa, ma un grande grazie a Honda Red Moto Desio. Per cui mi raccomando, le moto vanno acquistate ufficiali. Alla prossima. Questo per pagare i conti comunque. Grazie. Cross, grazie. Per tutto qua. Mi raccomando, tutti sul canale, eh? Ok? Guardate bene, com'è che è? Bravo,
E siamo con Matteo Aperio. Io faccio sempre la figura del nano durante la prova dell'Honda CRF 250R 2022. Matteo, tu che l'hai provata, ormai la provi già da tempo. Impressioni e qualche curiosità a riguardo. La moto rispetto al modello dell'anno scorso è cambiata molto. A livello di motore sotto è molto più forte, ha una bellissima schiena che ti consente di curvare in terza praticamente in tutte le curve del tracciato. Quindi anche per un amatore o per l'utente medio questo è un plus importante. Sì, perché prima si lamentavano un po' del fatto che mancasse un po' sotto, invece adesso davvero sotto è il suo forte. Si può migliorare ancora un pochino sull'allungo, la moto è completamente di serie chiaramente, certo. Poi ci si può lavorare. Con l'elettronica si può fare molto, sì, si può fare molto per questo. La ciclistica adesso è uguale a quella del 4,5, quindi maneggevolezza veramente è il top, molto leggera la senti la moto, anche sui salti, è veramente bella da guidare. Infatti vedo tutti i tester che scendono con il sorriso, chissà perché, forse non se l'aspettavano uno step così in avanti da parte di Honda. Sì, i feedback sono positivi, e scendono col sorriso ma entrano dopo tre curve e cominciano già a dare il gas, quindi vuol dire che la moto trasmette subito un buon feeling. E questa cosa sicuramente positiva. Bene, intanto ti ringrazio Matteo, dopo ci vediamo poi verso fine giornata per fare un riassuntino. Ok, perfetto. Grazie. Ciao, dopo. E sono con Angelo Pellegrini, ciao Angelo, siamo qua a Malpensa sempre per la prova dell'Honda 250R 2022. Prima di tutto ciao, come stai? Io sto benissimo, ciao Adriano, grazie dell'invito. E che cosa dire su questo nuovo modello? È la moto forse più attesa dell'anno, tanti cambiamenti dal 2021, dal modello 2021, tante migliorie, ma soprattutto grande motore, grande ciclistica. Sì, la moto è praticamente stata stravolta, è cambiata tutto dal vecchio modello. Quest'anno al telaio come quello del 4,5, che già io mi trovo molto bene col 4,5, comunque per me è un'ottima moto. E la cosa davvero che però impressiona è il motore, è migliorato davvero tanto rispetto al modello 2021. Io tra l'altro, a parte oggi, avevo fatto la comparativa proprio con moto vecchia, moto nuova lo stesso giorno, e avevo proprio notato la differenza. E sai, magari a volte quando fai un test come oggi, senza avere una comparativa reale alla vecchia moto, fai più fatica e cioè, si percepisce subito comunque il motore, anche dal rumore da fuori, certo, si sente. Assolutamente. E quindi secondo me hanno un super prodotto e davvero la moto è penso oltre che guidabile. Potrà fare contenti sia gli amatori, gli intermedi e anche i pro. Cioè una base che è già pronta per andare a fare le gare. Abbiamo visto poi tra parentesi il nostro amico Sam Bernardini durante il campionato italiano con una moto standard, ha fatto un garone incredibile. Sì, di per fatti, cui promette molto bene. Sì, di fatto secondo me è ottima per tutti i generi, dopo sai ad alto livello poi cambi un po' di cose che ti aumenta la prestazione, però di base la moto va benissimo e appunto come hai detto tu l'ha dimostrato Samuele Bernardini, che comunque è una gara di cambio italiano motocross con tutta la serie di moto con preparazione e tutto, è partito comunque primo e se non scivolava probabilmente vinceva anche la manche, quindi la moto è davvero competitiva, è un bel pacchetto da provare. Sì, assolutamente, invitiamo tutti a interessarsi per le prove, tutti i giornalisti e chi la sta provando scendono tutti col sorriso, per cui è un buon segno. Sì, no, sembrano tutti contenti, ho parlato con i ragazzi inglesi e piace a tutti la moto, è un bello step in avanti, quindi sicuramente. Poi bellissima la pista oggi, grande lavoro da parte, a parte appunto del motoclub di Pietro Micheli, chiaramente di Egidio Motta che è il Deus ex machina di tutto questo. Complimenti veramente a tutti e complimenti a Honda. Bene, siamo con Samuele Bernardini, Malpensa, Honda CRF 250R 2022. Giornate intense, da ieri che non ti sei fermato un attimo, raccontaci un pochettino com'è la moto. Vabbè, non mi fermo perché la moto mi gusta la paura. Diciamo già ci stiamo girando un po', che è arrivata la prima moto un mesetto fa,
abbiamo fatto delle prove, poi dopo con Esidio mi ha dato la possibilità di correre l'ultima prova del campionato italiano. Grande gara, complimenti. Nessuno ci crede, ma ho corso veramente con la moto originale. Molto standard. Peccato che la prima volta ho avuto un problemino, ma forse è meglio adesso, che almeno tutti gli altri sanno che devono stare attenti. Però comunque dopo tanti anni forse Honda ha fatto una buona moto ed è vicina alla gara. Anche perché è una moto che si avvicina sia all'appassionato amatore e sia al pro che vuole affrontare le gare, che sia di gare del campionato regionale italiano e così via. Ovvio che ognuno se la deve cucire addosso, come sappiamo tutti, però Honda ha messo veramente uno grande sforzo per colmare le lacune della 2021, per esempio la coppia sotto adesso è consistente, hanno cambiato il cambio, hanno fatto rapporti ravvicinati, hanno cambiato il corpo farfallato a 30-60 gradi, la cassa filtro, le sospensioni. Appunto, la moto segue il layout della 450 di Team Geyser, vincitore e vincitrice del campionato del mondo. Tu stai andando fortissimo, ti stai divertendo fortissimo, i prossimi programmi? Ma adesso purtroppo gare di cross non ci sono, quindi non possiamo più... Beh, però stai facendo 50-60 ore così per gioco. Infatti mi hanno detto ti diamo la moto ma facci poche ore e ritornata indietro, forse c'è da fare BL pistone. Però ho girato qua. E adesso abbiamo l'ultima prova di campionato italiano di enduro in Friuli a fine mese. Bene. E altre due di mondiale a ottobre, dai. Vediamo di finire la stagione. Avanti tutta, Samu, è sempre un piacere, con te mi diverto molto. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano.
Amici appassionati, sono con Giuliano Bonaccorsi, uno dei responsabili Pirelli qua presso la pista di Malpensa per la presentazione della Honda 250R 2022. Pirelli, grande collaborazione con Honda, per cui tutte le moto Honda verranno gommate Pirelli con le nuove MT32. Esatto. Che abbiamo presentato ieri sera, se non sbaglio. Esatto, presentazione di ieri sera, e sì, il nuovo CRF 250 in tutto il mondo verrà commercializzato con questo prodotto, con l'X72 Milson. Quindi sì, questo siamo molto molto orgogliosi, perché il brand Honda è estremamente importante, e poi in tutto il mondo, quindi anche in paesi, certo, dove insomma... Pirelli, insomma, non è così facile entrare in... Certo, questi parliamo mercati. Degli Stati Uniti. Esatto, ecco. Uno è un cognome, lì il padrone, diciamo, di queste discipline è qualcun altro. Certo. E quindi per noi è molto, molto, molto difficile, molto difficile entrare nel in questa fetta di mercato, però il prodotto Pirelli, come si diceva ieri sera, quanti titoli mondiali ha vinto? 74, 30 anni, quindi sono, dico, come dicevo anche ieri, la storia parla per certo, le MX. Certo. Grande range di misure, e parlavi appunto di aver coperto, Pirelli ha coperto, diciamo, tutti gli utilizzi, tutte le misure a seconda dei cerchi montati, esatto, e così via. Sì. Ci vuoi spiegare qualcosa? Allora, parlando, diciamo, delle moto grandi, quindi il 250 e il 450, e li forniamo chiaramente le misure principali con cui escono, normalmente, poi soprattutto per la gamma posteriore diverse misure, proprio per andare a accontentare anche sia i gusti dei clienti, sia magari diverso terreno applicazioni, che magari la pista è un po' più dura, voglio un po' più una gomma che si conforma un po' di più, la pista invece ho bisogno un po' più di velocità della moto, quindi abbiamo veramente diverse misure posteriori. E abbiamo di recente rinnovato tutta la gamma per quanto riguarda il mini cross, quindi da settore importantissimo, in netta crescita, come quello delle bici. Esattamente, facciamo anche le bici. Sì, sì, sì. No, per quanto riguarda il mini cross siamo assolutamente orgogliosi, perché ci sono i dati di mercato, certo, a dirlo. Quest'anno nelle gare di minicross abbiamo avuto un successo clamoroso, clamoroso, cose con il 50-60% della griglia e un sacco di podi, un sacco bontà di vittorie. Del prodotto, devo essere sì, sincero, sì, prodotto, non togliamo niente ai competitor, però Pirelli in effetti ha lavorato tanto, e da tantissimi anni che sul mercato ha sempre avuto un occhio di riferimento per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto. Esatto, esatto. E in più il prodotto che corre nel mondiale lo si può acquistare, per cui il detto di Pirelli... Confermo, in questo è vero al 100%, la stessa gomma noi non la selezioniamo neanche. Alcune vanno ai team principali mondiali, alcune sono qua per fare... Non come succede in MotoGP, ma qua non entro nella polemica. Per noi è importante che appunto il prodotto sia lo stesso, come dicevo ieri, è importante quindi che venga sviluppato a diversi livelli, quindi non solo sia buono per i 7 certo, piloti certo, mondiali. Ognuno si cuce addosso quella che preferisce. Assolutamente. Abbiamo parlato della nuova tecnologia, dei nuovi tacchetti, chiamiamoli dei tasselli, con una nuova conformazione per l'anteriore per avere più stabilità e più feeling, appunto come ci raccontavi ieri sera sul fronte della moto. Invece al posteriore anche lì c'è stato un cambiamento, allora, di disposizione. Sì, sì, allora lì diciamo, soprattutto nel posteriore, il lavoro è stato fatto, uno appunto di continuare man mano che va avanti la tecnologia e fatto il nostro know-how, di continuare a migliorare anche se di piccoli dettagli, quindi possiamo anche dire che la faccia generale del prodotto non è che è cambiata negli anni, ma sono quei piccoli accorgimenti, certo, che ne migliorano l'utilizzo e migliorano la durata. Assolutamente. Quindi, per quanto riguarda la rottura dei tasselli, quindi man mano si va sempre avanti per ottimizzare sempre di più un prodotto che appunto di fatto è iconico. Sì, anche perché poi l'MT3 32, visto che lo uso anch'io sulla mia moto, per cui io utilizzo la nuova 250 2022, bisogna sempre scegliere il compound giusto per il terreno che si va, perché molti dicono va bene M32, il mid soft, grandi prestazioni, però andiamo sul terreno duro, si rompono i tasselli. Ragazzi, sbagliate gomma.
è la comunicazione. Esatto, quello che possiamo dire, il Ubisoft ha un grande utilizzo, range, soprattutto sicuramente front, va bene veramente ovunque. Chiaro che nella nostra offerta di gamma abbiamo anche un Midar che è fatto specificatamente per terreni molto duri e sassosi, quindi è molto importante anche capire il tipo di pista, che magari uno va in inverno, uno va un po' di umido, allora la pista è Midsoft. C'è sta pista d'estate, rischi? Ma molte volte c'è una valutazione sbagliata da parte nostra di utilizzo, nel senso che pensiamo che l'hard sia solamente per i terreni asfaltati, io li chiamo. Non è così, no, ragazzi. No, assolutamente. Ogni tanto provate, esatto, e montate questo tipo di gomma, perché vi lascerà veramente sorpresi. Infatti, come informazione, ad esempio, facendo attività anche con ad esempio il supercross americano, loro hanno terreni, metà sono come quelli del motocross, quindi sempre sabbia, l'altra metà sono terreni molto compatti, e diverse persone utilizzano il Midard perché è un terreno molto molto duro, molto tipo argilloso, quindi lo utilizzano anche ad alti livelli. C'è un cambio di carcassa, grande lavoro da parte di Pirelli, che so che viene fatto dal mondiale e poi a cascata nella produzione per quanto riguarda le mousse altamente performanti, ormai quasi quasi non se ne può più fare a meno. Confermo assolutamente, il prodotto mousse è sicuramente, lo dico senza mezzi termini, la cosa migliore che si può comprare nel panorama delle mousse. Ovviamente vendiamo tutte le mousse che facciamo in tempi brevi, e vengono usate non solo ad alto livello, sta diventando qualcosa di utilizzato anche a medio livello, e iniziamo a vedere l'utilizzo di mousse anche in paesi dove prima non c'erano mousse. L'America con il motocross, il sud-est asiatico, noi stiamo vendendo anche lì nel MX32, anche lì alcune mousse iniziano a vedersi, perché le performance iniziano a essere... E anche nel supercross americano alcuni piloti utilizzano le mousse, per cui si trovano bene. Sì, esatto. In più è una forma, magari c'è un esborso maggiore che una camera d'aria rinforzata, però ricordiamoci, con la mousse non hai bisogno di portare un doppio cerchio. Assolutamente. Cioè, questo qua è un consiglio, io essendo un utilizzatore, so com'è, tanti anni che giro per le piste, so un po' come funziona, per cui è una spesa leggermente maggiore ma affordabile. Però grande sicurezza, grande tenuta e grande tecnologia dentro questi prodotti. Esatto. Io cosa dire, io ti ringrazio per la chiacchierata, forza Pirelli, noi ci siamo e faremo ancora delle cose insieme. Va bene, grazie mille.
Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiale in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. MXGP Race 2, once again Jorge Prado from the inside gate with his seventh foxhole shot of the campaign. Tony Cairoli around the outside with him, bar banging again between Geiser and Siwa through that first turn. But Prado to the inside. Fevre came out second, but it wasn't long before Geiser found his way into that second place with that move on Fevre. That was on lap three. Paul Jonas very lucky to walk away from this one. He was in fourth. He would not rejoin the race though. Close moment here between Geiser and Prado as the Slovenian took over the lead. Tony Cairoli dug in. He found his way briefly past the number three of Roman Fevre for third place. Herlings quickly followed through on the same lap for fourth. Fevre was now in fifth. The two teammates, Cairoli and Prado, banged bars again as they duked it out over second position. And then Cairoli clipped a hay bale dislodged from a fallen rider earlier on in the race. That put Prado under pressure in second on the final lap, a mistake. Herlings would go through to take that second place from Prado. Fevre found his way past Cairoli to take fourth. Cairoli was fifth. It was a race win, though, for Tim Geiser. But Herlings won the overall Grand Prix. So race result then, Tim Geiser from Herlings, Prado, Fevre, Cairoli, Lupino, Siwa and Verlaanderen. And the overall belonged to Jeffrey Herlings for the 92nd time in his career with a win and a second. Prado second overall with a second and a third. Geiser on the podium in third with a sixth and a first. Geiser continues to lead the championship. He's 13 points clear of Prado. Fevre four behind him in third. E siamo con Giacomo Gariboldi, grazie per l'ospitalità e la struttura che hai messo a disposizione qua per la prova dell'Honda 2022. Sempre un grande piacere. Abbiamo visto la gara insieme di team ieri. Grandissimo team ieri. Ci fa soffrire un po' durante la prima manche e poi invece godere, sì. Come dei pazzi. Per cui siamo pronti per andare a Riola dopo appunto la prova qua a Malpensa. Ambiente bellissimo, gente molto simpaticissima. Moto che fa paura. Moto che fa paura, sia il 10.50 ma anche il, il 4.5 sì. 2022 è migliorato ancora sono di più. Sono sceso adesso dalla sella del 4.5, ho preso paura. Paura. Per cui è stata una giornata, sono state due giornate veramente belle, intense. E cosa dire, parlare del mondiale mi sembra giusto, doveroso, visto il grande sforzo che da anni fai con Honda, un team Geiser che veramente stupisce. Sì, dai, siamo andati in Turchia. Molto intelligente nella condotta di gara. Sta gestendo bene la sua leadership nel mondiale, sa che può farcela a vincere il suo quinto mondiale quest'anno. E diciamo che a ogni gara succede qualcosa per la quale lui riesce a guadagnare qualcosina, torna a guadagnare qualcosina sugli avversari. Anche se ultimamente ha fatto terzo e secondo e non ha vinto, però ha incrementato sempre podio, podio, l'importante è mantenere podio. I punti mancano di 9, sì. Mi sembra 9, adesso vedremo il nuovo calendario aggiornato, però penso, dai, penso che sta tutto girando come deve girare, come ha girato gli altri anni, per cui teniamo le dita incrociate e vediamo di portare a casa questo quinto titolo. Ma noi siamo scaramantici e il titolo lo deve diciamo vincere il migliore. Certo, sicuro. Ok. Sicuro. Noi ci vediamo a Riola, sì. Per cui faremo una cosa più specifica per quanto riguarda il Mondiale MXGP. Qui da Malpensa è tutto e un caro ciao saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Allora, fine della giornata qua a Malpensa per la prova dell'Honda CRF 250R 2022. Un piccolo riassuntino su quello che hai fatto, su come ti sei divertito. Sì. Vedo che ti stai divertendo. Allora, tanto. Mi sono, diciamo, divertito perché ciclisticamente come il mio 4,5 e avevo i dubbi sul motore, però il primo turno ho fatto fatica perché ho guidato praticamente tutto l'anno col 4,5, sai, come tu sai, 4,5, 2,5, certo, devi cambiare completamente le guida. Secondo turno meno, terzo turno ho provato la mappa 2 e è cambiato tutto. È cambiato tutto perché l'utilizzo del motore è molto più corposo, più fluido, sotto, più fluido, si perdono pochissimi giri in alto, quindi diciamo c'è un bellissimo compromesso. E ricordo, scusa se ti interrompo, ricordo agli amici, sì, a casa, che allora c'è la mappa 1 che è quella standard, la mappa 2 è quella soft e la terza è aggressiva. Sì. Alex Puzzar usa la seconda, quella soft e si trova meglio. Sì. Per cui fate un piccolo ragionamento. Mi aiutava parecchio nell'uscita di curva, hai capito? Mi aiutava parecchio, anche perché, lo dico anche a tutti, certo, quelli che ci ascoltano, certo, non conta avere tantissimi giri in alto, tantissima potenza in alto per il motocross, sotto, ma sotto. Devi avere il torque sotto, sotto metà. Quindi ho visto che con la mappa 2 c'è un bellissimo equilibrio su tutto e mi sono divertito. Bellissima partenza, quando hai visto che eri primo sei andato, sì, hai salutato tutti. Ti avvantaggia anche molto nella partenza perché provato, sì, con questa mappa qua partivo benissimo in secondo su un terreno pesante e quando mollavo la frizione il motore, tu sai che non è a massimi, no, regiri, certo, lavora diciamo a metà, però spinge via bene, quindi sono uscito via molto molto bene. Sì. Bene, ultima cosa, ti lascio perché mi hai dedicato tanto tempo e ti ringraziamo veramente tanto. Volevo solamente ricordare ProGrip, che è sempre presente nei nostri cuori. Sono i miei bambini. Che collaudi praticamente settimanalmente, per cui fate un giro sul sito della ProGrip e troverete sempre materiale di prima qualità. Intanto ti ringrazio Alex e buon divertimento. Noi ci vediamo alla prossima. Sì. Ti ringrazio veramente tanto. Grazie a te, tanto. Grazie a te. Tassellato, qui da Malpensa è tutto, abbiamo finito con la prova e lo speciale della nuova Honda CRF 250R 2022, giornalisti, piloti e amici sono scesi tutti con il sorriso, per cui un invito, venitela a provare e poi scegliete quella che vi piace di più, ciao alla prossima! Amici appassionati, ben ritrovati in Motocross My Passion, con questa sono qua con un'icona. Bella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MX2. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 222 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Epstein came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è